Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy XII, dove appunto ho scoperto che salendo di livello, infatti come potete vedere sono salito a livello 11, mi servono all'incirca 2500 punti esperienza per salire di livello. Tecnicamente il Dastia, che vi ho fatto vedere nella scorsa puntata, dona diciamo 1000 punti esperienza. Quindi tecnicamente dovrei sconfiggerne 3 per prendere un livello. E sinceramente per adesso non è un rapporto qualità-prezzo che a me sinceramente mi fa piacere. Per cui sono tornato a Rabanà. Ho preso appunto la spada di ferro, come vi ho fatto vedere sempre nella scorsa puntata. Ho preso la licenza per equipaggiare l'excursion, quindi adesso abbiamo anche una maggiore difesa. E poi il resto è più o meno identico. Ciò che volevo farvi vedere è appunto dove trovare le mappe che vi interessano in questo momento. Andate in alto a destra nella mappa e come potete vedere troverete il mappiere. Quindi troveremo la mappa del deserto est di Dalmasca, che così è molto utile, e poi potrei comprare anche quella del deserto ovest, che però per adesso non mi interessa perché a parte che costa assai, ma poi non è la mappa che mi interessa per la parte successiva del gioco. Invece ciò che mi interessa è andare verso il negozio di oggetti o comunque un qualsiasi negozio. Vendiamo ciò che dobbiamo vendere perché ho farmato appunto delle pellicce di lupo, ho farmato delle igne elite, eccetera, eccetera. Quindi direi che possiamo vendere appunto le nostre pellicce di lupo, le nostre aerolite, le piume e le ignilite. Perfetto, abbiamo qua cosa, una giacca comune, kit di soccorso, pozioni e code di finisce. Ah, ci sta. Prendiamo anche questa, quello cromo, che penso sia una cagata assurda. Vediamo. Abito di pelle. Ah, mi dà una difesa di più, non mi aumenta gli HP, ma non ho la licenza per poterlo sbloccare. Vabbè, non mi interessa per ora. Quindi va bene. Usciamo. E quindi per adesso possiamo andare appunto verso i canali di Grimshire, che sono appunto, diciamo appunto la zona che a noi interessa. Per cui direi di andare da questo lato, per andare verso la città bassa, e poi successivamente andare verso i canali di Garamsite, Garamshite, non mi ricordo come si chiamano. Forse Garamsite, sì, se non ricordo male. No, a me interessa andare da questo lato, poi dritto. Anche perché qua finalmente, se non sbaglio, sbloccheremo i Gambit, che sono una delle cose più utili all'interno di questo gioco. Almeno una volta capiti, sono una delle cose più utili di questo gioco, perché io inizialmente non sono riuscito a capire completamente come utilizzare questi gambit. Ok, scala città bassa, per cui effettivamente mi è venuto difficile inizialmente. Poi diciamo la seconda volta che ci giocai era già tutto molto più semplice e riuscii tranquillamente a gestire non solo i gambit ma a gestire tutto. Allora, qui devo raggiungere il magazzino 5, esatto, che si trova esattamente da quel lato. Quindi di qua e poi dobbiamo andare a destra. Ok, deposito 5. Ah, ecco Kites, che ci darà appunto degli oggetti interessanti. Non solo ci aprirà la porta, ma ci darà anche degli oggetti interessanti. Esatto, due pozioni e quattro colliri. A questo punto possiamo scendere verso i canali. Questa è una zona, diciamo, è una fase del gioco abbastanza pilota, perché non ci sono particolari tesori da trovare, non c'è una particolare esplorazione da dover fare. Quindi
Quindi tranquillamente possiamo gestire la situazione. Come potete vedere, ho equipaggiato l'excursion. E possiamo iniziare ad andare verso appunto le zone che ci interessano. Facciamoci un giro, anche perché sinceramente non mi ricordo la strada che devo fare. Quindi o magari vi farò vedere dei tagli durante il gameplay, oppure vediamo. Anche se effettivamente la strada non dovrebbe essere tanto difficile. Ovviamente tutti i mostri che ci sono sconfiggiamoli, dato che siamo equipaggiati sufficiente bene per addirittura one-shottarli. Cioè, ah, là c'è una giara del tesoro. Una gran pozione, ottimo. Allora, le giare che troverete all'interno dei canali, quindi all'interno di questa zona, potranno essere aperte. Mentre invece successivamente, non appena raggiungeremo la sala del palazzo, dovremmo stare attenti perché c'è una giara in particolare che non dovremmo aprire per evitare appunto di prendere l'alabarda eccelsa. Potete effettivamente anche non prendere nessuna cesta all'interno del palazzo, perché tanto parliamoci chiaro, non ci sono degli oggetti particolari da trovare, quindi state tranquilli. Pelle di topo, questo è buono, si vende tutto. Ovviamente siamo equipaggiati egregiamente per questa zona. Abbiamo ottenuto una pozione. Questi li potrò colpire, vero? Perché se sono volanti, però sì, li posso colpire. Perché alcuni volanti poi con la spada così non li puoi colpire. Necessiti del. Bisogna utilizzare la tecnica prolunga, che vi permetterà appunto di colpire i nemici volanti anche con le spade e non necessariamente con fucili. Archi. Dente di pipistrello. Oh, non c'è morto. Panacea. Sempre utile. Vabbè, qua comunque la zona può essere tranquillamente esplorata tutta perché, cioè, ripeto, non è un problema se la volete esplorare, se non la volete esplorare. Cioè, potete prendere tesori, oggetti, cioè, fate come vi pare e piace. Se avete fatto quello che ho fatto io finora, non avrete nessun tipo di problema. Quindi entriamo di qua. Infatti mi dico, questa me la ricordavo sinceramente, cioè sembra strano, ma io alcuni cioè alcuni forzieri, alcuni tesori, io me li ricordo dove sono. E direi che è anche normale, dato che l'ho completato non so quante volte sto gioco. Ok,
Allora, quelli sono neutrali, quindi non mi interessa. Questi però li ammazziamo. Questo non mi ha dato niente. Da qua dovrebbe esserci un'altra giara, se non sbaglio. Sì, infatti. Queste giare, vi ripeto, potete prenderle. Quelle che non dovremmo prendere sono quelle all'interno del palazzo di Rabanastre, perché appunto una di quelle giare è incriminata per l'ottenimento dell'alabarda eccelsa, che vi ho spiegato essere l'arma più forte del gioco, ottenibile in una parte del gioco abbastanza conveniente, però solo se non apriamo quelle giare incriminate che vi ho detto, una davanti alla casa di Dalman. Eccoci, questa scala porta al palazzo. Sì, avanziamo. Questo perché ci sta dicendo questo? Perché una volta che avanzeremo in questa zona non potremo uscire fino a quando non completeremo questa parte vincolante, come vi ho detto prima. Eccoci, faremo la conoscenza di altri due personaggi adesso. Eccoci, siamo adesso nel palazzo di Rabanastre. Come potete vedere, subito in basso a sinistra, cioè alla mia sinistra, c'è una giara grossa. Queste giare grosse trovate anche all'interno della, trovate all'interno della, del gioco, vi daranno la mappa dell'area. Infatti, come potete vedere, abbiamo ottenuto la mappa del palazzo di Rabanastre. Questa è l'unica... l'unica giara che apriremo all'interno di questa sessione. Come potete vedere è apparso il messaggio scritto in verde dove è consigliabile salvare in un'altra zona, perché se qua non riuscite comunque a giocare o andare avanti come vorreste, potrete ricaricare il salvataggio precedente e allenarvi di più. Ma se avete fatto quello che ho fatto io, qua il problema non sussiste. A questo punto dobbiamo parlare, se non sbaglio, con una guardia là sotto in fondo che ci dice di aspettare. Esatto, ecco, con questa guardia che dice di attendere il nostro turno. Oh, perfetto. Una volta fatto questo, dobbiamo far finta di salire e verremo brutalmente respinti. Ecco. Fino a che non gli danno nuovi ordini. Ok. Ora cosa succede? Vedete, aiutante del palazzo. Scommetto che vuole andare di sopra. Quindi, adesso parliamo con lui. Ti darò una mano io. Premi quadrato per chiamare il soldato. Quando arrivo io mi occupo di lui. Tu approfittane per salire sopra. Over here. Dai, adesso va. Una volta chiamato il soldato e distratto dal nostro amico, possiamo salire a palazzo. Semplice. Allora, qui adesso comincerà un piccolo minigioco che dovremo... in un qualche modo, ecco, il sigillo brama la forza delle reliquie per illuminare l'offuscateria. Devo fare come ha detto il vecchio Dalan, trovare la piastra del sigillo. Ecco, adesso qua c'è un piccolo minigioco che, come vedete, noi dobbiamo trovare appunto quella piastra. Il nostro scopo qual è? Quello di chiamare i soldati in determinate aree per poterci liberare appunto la zona e per poterci liberare la zona e trovare appunto quel simbolo. Quindi noi dobbiamo andare di qua. Successivamente là ci sono delle guardie. Quindi andiamo da questo lato.
Poi da questo lato ancora, perché bene o male me la ricordo un po' quello che si doveva fare. Perché se veniamo catturati, praticamente dovremmo ricominciare tutto da capo. Ecco, una volta arrivati qua, però là ci sono i soldati, quindi non posso fare nulla. Quindi facciamo così. Over here. Quindi facciamo così, esatto, per spostare i soldati e liberarci la strada. Una volta fatto questo, possiamo andare da questo lato. Piastra del Falco. No, ma non è quella che cerchiamo noi, vediamo. No, infatti, non è quella che cerchiamo noi. Quindi andiamo da questo lato adesso. Qui c'è un'altra piastra, che però non penso sia la nostra. La piastra del leone. Vediamo se è questa. Sì, forse sì. Ah, beh, era questa, ok. La piastra del leone. La piastra ha assorbito la potenza del sole e una luce illumina il cammino. Una volta fatto questo, adesso, io se non ricordo male, dobbiamo prendere quella sfera di luce. Ecco, che era presente, forse là. Nope, forse è dall'altro lato, aspettate. Vediamo se è di qua. Non è neanche di qua, però io faccio una cosa, faccio così. Hey, Buckethead! Così libero la strada. No, non mi hanno sentito. E allora devo fare... Vediamo, allora di qua non c'entra. Da qua non c'entra neanche, quindi sì, devo fare così. Ti chiamo da questo lato. Over here. Esatto. Così si spostano. E io posso andare da quel lato. Sì, vabbè, è un giochino molto semplice, attenzione, però giustamente vi fa perdere un po' di tempo. Vediamo se era qua. No, non si è illuminato qua. Allora devo fare necessariamente Hey, così. Buckethead. Far avvicinare anche questo. Eccoci qua. E possiamo proseguire per il passaggio segreto. Oppede. La porta segreta si è aperta, ma dove sarà la stanza del tesoro? Si è chiusa, maledizione. Allora, da qua andiamo dritto e poi dobbiamo andare qua verso nord-ovest. Perché se non sbaglio c'era un pannello. Ecco. No, questa è la parete sospetta. Provo a toccarla. Da qua dovevo fare qualcosa. Ecco, infatti, interruttore. Mi ricordavo ci fosse un interruttore. E adesso, se non sbaglio, posso entrare. Esatto. Ah, ok, adesso c'è la sequenza filmata della stanza del tesoro. Madonna, quante cose.
Esatto, qui otterremo un'altra rarità, la Magilite della Dea, che tra l'altro è anche, se non sbaglio, il simbolo di copertina di Final Fantasy XII. Who are you? I play the leading man. Who else? Now then, I'll take that. No, you won't. I found it, it's mine. And then when I take it from you, it'll be mine. Soldati che hanno scoperto. Exit stage right. The guards do not smile on us. I like it better that way. Hai ottenuto la Magilite della Dea. Esatto. Allora, una volta fatto questo, dobbiamo tecnicamente scappare. Quindi andiamo da questo lato, facciamo tutta la strada ed usciamo tranquillamente. Adesso c'è la sequenza filmata. Timing. If I didn't know better, I'd say they were waiting all along. Poppeter! Stop running! End of the line. You have something that belongs to me. Let's move! Off with you. Let go of me! Keep this up and I will. What's going on, Fran? No, it's not hitting me. Don't have time for this. I'm slipping. Not good. Perfetto. Adesso che il filmato ovviamente è finito, dovremmo ritrovarci nuovamente nei canali di Garamsight. Se non ricordo male, perché poi qua incontreremo un altro personaggio. Incontreremo un altro personaggio che diventerà il nostro amico. Ah, forget it. Even if we could fly, the Ifrit's playing with fire and I'd rather not get burned. We'll go the old fashioned way. Esatto. Not many Viera where you come from, thief. It's Vaughn. Sorry. Well, Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh? Like a sky pirate that chooses to steal through the sewers. Pirates? You're sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Vaughn. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Don't even think you're getting this. The thought never crossed my mind.
Baltir e Fran adesso entrano nella squadra. Le caratteristiche di Baltir e di Fran sono che uno utilizza l'arco, ovvero Fran, e Baltir invece utilizza il fucile. Però questo lo scopriremo ovviamente nella prossima puntata, perché Baltir e Fran avranno un livello in alto, esatto, rispetto a Van. Quindi qualsiasi livello voi abbiate ottenuto con Van, Baltir e Fran avranno un livello in più e punti di licenza totali più uno, se non sbaglio, rispetto a quelli che avete accumulato in totale con Van. Quindi, come potete vedere, Baltir e Fran hanno 79 e 77 punti rispettivamente. Per quanto riguarda Baltir, è molto forte con i fucili, quindi io vi consiglierei tecnicamente di sbloccargli i fucili. Fran invece è ottima con l'arco, quindi vi consiglierei appunto di sbloccare equipaggiamento con arco. Detto ciò, però, dovremo anche assegnare appunto le licenze ai nostri amici. Quindi io direi che le licenze che loro hanno già di default sono ruba e pronto soccorso. Poi lui ha sbloccato i fucili, ovviamente, 1 e 2 già di suo, e poi anche alcuni scudi, eccetera, eccetera. Tutto il resto delle licenze che dovremo sbloccare sarà a nostro discapito. Io direi che per adesso come fucili lui va abbastanza bene, dato che ha sbloccato il livello 1 e addirittura il livello 2, quindi direi di sbloccargli le armature pesanti almeno di livello 2, e poi per adesso direi anche basta, anzi, e le spade militari, giusto per avere un quadro completo della situazione. Per quanto riguarda poi invece quale tecnica e tutto, direi di dargli l'armi la tonica, e poi ovviamente scan, almeno uno del party ce l'ha almeno. Energia bianca, dato che lui, se non sbaglio, possiede energia già di suo, e va bene così. Per quanto riguarda Fran invece, sbloccheremo la magia nera, lei già ce l'ha sbloccata la prima, anche magia bianca, infatti ricordavo una cosa del genere. Sblocchiamo l'armilla, scan anche per lei. E successivamente le protezioni pesanti, le spade militari, lei ha gli archi 1 e 2 già sbloccati, e le protezioni leggere 3, perché comunque lei, avendo arco e freccia, tecnicamente dovrebbe utilizzare le protezioni leggere. Van innanzitutto è aumentato, quindi io direi di dargli... Scan già gliel'ho data. Ecco, la licenza pronto soccorso effettivamente. Oppure magia bianca. No, gli sblocchiamo la magia bianca, così già iniziamo anche ad autocurarci nella possibilità. Perfetto, una volta fatto questo direi che possiamo salvare e continueremo l'avventura nel prossimo nella prossima puntata. Quindi salviamo. Perfetto. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.